Buongiorno, benvenuti tutti a questa rassegna del 21 giugno del 2019. Vedete, ci sono tanti temi di giornata. Andiamo subito sulle questioni fondamentali, cioè Salvini fa un'intervista al Corriere della Sera, una chiacchierata, una conversazione come si dice oggi, e dice almeno 10 miliardi di riduzione fiscale. Dall'America ho imparato tantissimo, e se dal mio viaggio in America, se non facciamo questa riduzione fiscale io potrei anche lasciare. Poi c'è un'intervista a Conte al Messaggero che dice Bruxelles sbaglia, sta rendendo le cose molto più difficili per l'Italia, temo che questi non stimolato al giornalista, lasciatemi essere istituzionale, però si capisce, il non detto del Premier è che l'Europa ci vuol fare un mazzo così, un po' più di quello che dovrebbe. E in più ci sono tutte le questioni sull'infrazione europea, dovrebbero essere 5 miliardi quelli che recupera l'Italia e, come dice Repubblica, ne avremmo strizzato, e anche il Sole 24 Ore, 1 miliardo dalla Cassa Depositi e Prestiti perché gli abbiamo tolto degli utili che loro avevano in pancia. Insomma, questi sono i grandi temi della politica e si intrecciano ovviamente poi alla questione delle nomine europee, perché ci sono 5 poltrone fondamentali che si stanno gestendo in questo momento e su cui l'Italia ne aveva addirittura 3 per una specie di congiunzione astrale mostruosa. L'Italia aveva l'alto commissario per gli affari esteri europeo, cioè una sostanziale ministro degli affari esteri che era la Mogherini, cioè un posto buttato nel cesso per quanto è stata utile la Mogherini. Poi avevamo Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, decisamente più importante, e il Presidente del Parlamento Europeo Tajani, che ha fatto benissimo il suo mestiere. E questi erano i 3 posizioni italiane che debbono essere innovate. Poi c'è da decidere il Presidente della Commissione Europea, cioè il posto di Juncker, e del Consiglio della UE al posto di Tusk. Queste sono le grandi nomine europee che in questo momento tutti stanno cercando di fare. Volevo arrivare al dunque. Nel frattempo, oggi, quello che era il più importante partito italiano, almeno fino a pochi anni fa, cioè Forza Italia, si è preso 2 coordinatori, Toti e Carfagna, che hanno che dovrebbero traghettare il partito a ottobre, a novembre, attraverso le primarie, attraverso tutta una serie di procedure di cui alla gente interessa zero. A noi delle procedure con le quali Salvini è diventato leader non ci interessa nulla, ci interessa di Salvini. Le procedure al quale Renzi diventò leader ci interessarono molto poco, quello che contava è quello che lui faceva, ovviamente. Quello che fa oggi Zingaretti, la segreteria, la non segreteria, ma chi cacchio gliene frega qualche cosa? E ancor di più, che cosa gliene frega agli elettori del centrodestra, che di questa dimensione del partito sono sempre stati, come possiamo dire, laicamente disinteressati? I giochi di partito li facciamo fare a una certa sinistra, il centrodestra se ne fotte di questa roba, tant'è che votò per anni a Berlusconi, che di tutte queste palle democratiche all'interno del partito se ne è sempre sbattuto le palle. E questi pensano di poter recuperare consenso spiegandoci che attraverso le primarie o quello che cavolo sia riescono a trovare delle procedure interessanti. Ma chi se ne frega delle vostre procedure interne? Poi certo, uno legge l'intervista della Carfagna su tutti i giornali, dall'apertura del Corriere della Sera, del Tempo, a Repubblica, al Giornale di cui sono vice direttore, in tutti questi giornali. Però l'intervista più interessante della Carfagna è quella che dice che vuole un partito alternativo alla sinistra. Grazie a Dio, io ci credo poco con la Carfagna, perché è più culturalmente di sinistra che di destra, chiaramente. E poi lo vuole un partito liberale ed ecologista. Complimenti, Repubblica in pieno, cioè quella è la Repubblica, quella che oggi fa 2 pagine sull'Italia Verde, quella è, se chi gliel'ha pensato, uno spin doctor gli ha spiegato che i verdi vanno bene in Europa e quindi quella è una buona idea per tirar fuori dal partito qualche voto in più. Vedete, io penso un partito che abbia il coraggio di fare, per quanto riguarda Forza Italia, per recuperare i moderati, non col moderatismo, non con le stronzate che tutti si vogliono far sentire dire, il verde, l'olivo qua dietro e la natura e tutte queste cose qua, queste le per acquisite, o l'onestà o le procedure democratiche, ma perché abbiano il coraggio di fare cose impopolari secondo soltanto il circoletto di Repubblica, tipo togliere lo striscione di Regeni, che ha fatto ieri il grandissimo presidente della regione Friuli Venezia Giulia, cioè Fedriga. Io non so se sia grandissimo o meno, ma quel gesto di togliere uno striscione che non è una priorità nazionale, che rappresenta la storia brutta di nera di una professoressa
dottoressa De Cambridge, che ha fatto un culo così per il suo egoismo a un ragazzo italiano sprovveduto, mandandolo al macello per un'inchiesta assurda che voleva fare la professoressa, stando lei comoda in Inghilterra, mandando questo povero disgraziato che ci ha lasciato le penne. Ci saranno stati dei servizi segreti egiziani, ci saranno stati dei malavitosi, ci sarà stato quello che volete, ma non è questo il grande tema del paese. Se io fossi la famiglia di Regeni, penserei che questo è il grande tema del paese, evidentemente, perché mio figlio, ma per il paese non è questa l'emergenza. E quel manifesto là è soltanto e unicamente, come possiamo dire, il piegarsi alla grande manifesto di Repubblica, al grande, come possiamo dire, progressismo, per cui tutti devono dire esattamente la stessa cosa. Ecco, chi è capace di andare contro questo vento è quello che ha dimostrato di prendere voti in questo paese, non solo in questo paese. È l'Italia di Salvini, è l'America di Trump, è anche, se volete, la Gran Bretagna di Brexit e di Boris Johnson. Poi dopo, certo, Forza Italia può anche decidere di fare il partito di Sala, può fare il partito dei democratici, di Calenda, dei moderati, ma è un'altra cosa, e quella cosa lì non so se ha spazio, appunto, la signora Carfagna, ma certamente arriva per seconda. Ma dopo questo piccolo, diciamo, sfogo politico, che però vi porta al secondo tema grande di giornata, cioè Fedriga attaccato da Repubblica, l'ipocrisia di Fedriga, insomma, gli hanno detto di tutti i colori perché ha tolto lo striscione, si è semplicemente limitato a dire: Fedriga, io a queste politiche dei braccialetti e degli striscioni, come posso dire, credo che siano ininfluenti. L'altra grande ipocrisia la racconta oggi, come si chiama, Galli della Loggia: il buonismo delle tracce dei temi. Allora, qual è la traccia dei temi che vogliamo fare? Come vogliamo educare i nostri figli? Facendo il tema sulla mafia. E che volete che dicano i ragazzi, dice Galli della Loggia, che sono contrari al 41 bis perché lo considerano, perché sono garantisti? O facciamo il grande tema su Bartali? Che cosa vogliamo dire? Grande Bartali perché è stato il simbolo dello sport, eccetera. Oppure Tommaso Montanari, lui non esagera a dire quello che dovrebbe dire, cioè la specie di luogo comunismo dell'arte italiana. Perché non pensiamo anche a qualche cosa di più laterale, a qualche cosa di più, come possiamo dire, divisivo? No, dobbiamo sempre fare questa specie di icona del buonismo e del conformismo politicamente corretto nelle tracce degli studenti. Questo scrive benissimo quello che qualcuno dice su Toti, che non pensa che quello che ho detto sia possibile che Toti lo faccia. E questo probabilmente è vero, perché di quei due coordinatori forse Toti è quello che più ha avuto un atteggiamento nel passato, diciamo, dirompente rispetto al luogo comunismo di alcuni dirigenti di Forza Italia. E questo è probabilmente vero, quello che qualcuno di voi mi ha segnato. Poi l'altra grandissima storia di giornata è la strage di Viareggio. Come sapete, nel 2009 morirono 32 persone. Perché morirono queste persone?